buduka si chaba sa Yesu. Ufelice di tuoni matreniero. Bentornati all'ennesima puntata delle Frit. Ciao Marco. Ciao Pietro, ciao a tutti. Oggi puntata delle Frit su un argomento molto serio, quindi non sarà la solita puntata ricca di spunti e sorrisi, perché ogni tanto serve anche fare degli approfondimenti più seri. Partiamo da un fatto di cronaca, avrete sicuramente sentito su stampa e TV dell'uccisione di questo ambasciatore italiano in Congo, insieme ai due collaboratori che ricorderemo tra poco anche come si chiamano per rispetto, insomma, della situazione. Partiamo da questo episodio per fare un approfondimento sull'Africa, quello che sta avvenendo in quei territori, perché sta avvenendo, cercando di dare anche una qualche coordinata storica su come si è arrivati a questa situazione. Poi chiuderemo con il ruolo che l'Italia e l'ONU stanno giocando nel continente africano, giocando nel senso che, come scopriremo a brevissimo, si occupano anche di cose molto importanti, però ci sono delle criticità che ci piacerebbe sottolineare. Partiamo subito, Marco, con il Congo, perché questo fatto di cronaca è avvenuto al confine nord del Congo, in una zona di guerra, perché poi in una zona di guerra si tratta, però tocchiamo un attimo il Congo, la storia del colonialismo in Congo, perché noi che siamo in Belgio magari la conosciamo, però chi è fuori dal Belgio, ascolta da fuori dal Belgio, magari conosce meno la storia di questo paese. Quindi partiamo da lì. Sì, sì, intanto partiamo ricordando le tre vittime, l'ambasciatore Luca Attanasio, il carabiniere che faceva parte della sua scorta Vittorio Iacoviello e l'autista Mustafa Milambo, che era un autista del Congo. Allora, dicevamo il Congo. Il Congo è forse nella drammatica storia del colonialismo europeo, nella sanguinaria storia del colonialismo europeo, è un caso emblematico, e per noi che appunto che viviamo in Belgio è particolarmente emblematico, perché è stata la grande colonia belga ed è stato un esempio fra i più terribili del colonialismo europeo. Il Congo viene esplorato, comincia a essere esplorato negli anni 70 del 1800, con l'esplorazione di uno dei famosi esploratori di quel secolo, Stanley, che risale il fiume Congo. Stanley è un esploratore, ma lavora per le potenze europee. In particolar modo Stanley lavora per il re del Belgio, Leopoldo II, che il Belgio è piccolo, ma anche i piccoli in quegli anni cercavano il posto al sole nel colonialismo europeo, e la parte dell'Africa, il Congo è situato nella parte meridionale dell'Africa, ancora non era esplorata, e all'interno è un territorio vastissimo. Oggi quella che è la Repubblica Democratica del Congo è su per giù 7 volte l'Italia, per darsi una regolata. Stanley comincia, tramite la navigazione sul fiume Congo, a costituire delle piccole basi, e da lì parte questo intervento europeo di controllo di quel territorio. All'inizio il Belgio è una monarchia costituzionale con i suoi equilibri. All'inizio lo Stato belga non è granché interessato a questa operazione, tanto che Leopoldo se la prende lui, cioè il Congo è mio. Ma perché è tutta questa importanza anche del Congo? Perché il Congo è un posto ricchissimo. In quegli anni, ancora oggi, è un posto di produzione di miniere di diamanti, di oro, oggi del coltan, che è un materiale fondamentale per fare i nostri telefonini,
una battuta, una parentesi, e spesso si dice: ah, guarda, la concorrenza del mercato capitalistico è quella che ci permette di avere a prezzi accessibili i telefonini. No, il prezzo accessibile è legato al fatto che il coltan viene estratto da schiavi, sostanzialmente, quindi il costo della materia prima è azzerato, e questo permette alle grandi multinazionali che fanno i nostri telefonini, compresi quelli cinesi, di farli a prezzi accessibili. E a fine del XIX secolo c'è anche un'altra materia prima fondamentale, che è il caucciù, che è quello che serve per fare la gomma con cui poi si fanno i pneumatici, quindi è fondamentale. Quindi il Congo viene prima proprietà di Leopoldo, e poi a partire dal 1908 diventa una colonia belga, e resterà così fino all'indipendenza, che viene proclamata nel 1960. Nel periodo, soprattutto nel periodo di Leopoldo, terribile, come dicevamo, si stima, gli storici stimano all'incirca in 10 milioni le vittime fra la repressione diretta, la fame e le epidemie. Considerate che nel 1880 era stimata tra i 20 e i 25 milioni la popolazione del Congo. Cioè il colonialismo belga, in questo caso, ammazza quasi il 50% degli abitanti. Che cosa succede quando il Congo diventa indipendente? Succede quello che succede in moltissimi paesi africani, e non solo, al momento dell'indipendenza. Succede che la democrazia è bella, ci piace ed è fondamentale, se poi con la democrazia vinciamo noi o gli amici nostri. Quello che succede invece nel 1960, con le prime elezioni legislative, è che il primo partito è il Movimento Nazionale del Congo, guidato da Lumumba, quindi un radicalismo indipendentista forte, e al Belgio questo non gli suona. Al Belgio e alle altre potenze che, tramite le multinazionali che sfruttano le risorse minerarie del Congo, non gli piace. Allora che succede? È che girano i soldi da altre parti. Nel Congo così grande c'era la posizione del movimento nazionale nazionalista congolese, che era per la costruzione di uno Stato centrale grande e il rilancio con l'indipendenza, e poi c'erano i movimenti indipendentisti, guarda caso nelle regioni più ricche da un punto di vista minerario, e in particolar modo nel nord-est del Katanga. E casualmente succede che immediatamente dopo le elezioni il Katanga dichiara l'indipendenza. C'è una guerra civile, e sostanzialmente che cosa succede? Che entrano in gioco, assumono ruolo i militari, sempre più forti, Lumumba viene destituito, e viene destituito, imprigionato e inviato in Katanga, dove viene ucciso. Qui in Belgio è stato abbastanza famoso, alcuni anni fa sono stati resi pubblici tutta una serie di documenti storici che dimostrano la responsabilità pesantissima dello Stato belga nell'aver organizzato la destituzione e l'omicidio di Lumumba. A Lumumba sostanzialmente segue a metà degli anni 60 un colpo di Stato che porta al potere Mobutu, un generale che resterà per tantissimi anni, fino agli anni 2000. Mobutu è un personaggio drammatico, ma anche magniloquente. Organizzerà, facciamo una piccola parentesi chicca per gli amanti dello sport, sarà Mobutu che organizza nello Zaire il famoso combattimento per il titolo di campione dei pesi massimi, in cui Muhammad Ali riconquista la corona dopo che l'aveva persa perché era stato imprigionato per non essere partito nella guerra del Vietnam. Grandi situazioni di grande conflitto. Alla morte, alla scomparsa di Mobutu, la situazione si rende di nuovo complicata,
emerge soprattutto la figura di Kabilia, e il Congo è teatro a cavallo della fine del secolo, dal 1998 al 2003, di quella che viene definita la guerra mondiale africana. Cioè ci sono sei nazioni che combattono nel territorio del Congo, ed è la ragione di base per cui poi vedremo ci sono in Congo, c'è una missione dell'ONU. Quindi questo ci serviva per introdurre la questione del perché le Nazioni Unite nelle sue varie articolazioni poi hanno una serie di interventi insieme a diversi paesi occidentali in Africa. Quindi c'è il ruolo dell'ONU che oggi, Marco, da quanto insomma ci racconterai, svolge un ruolo importantissimo per il sostentamento effettivo di una grandissima parte povera dell'Africa, no? Sì. Ci sono 8 o 9 missioni e sono delle missioni definite di peacekeeping, cioè di conservazione della pace, nella quale le truppe dell'ONU fanno da interposizione fra le parti combattenti, e quindi in questa maniera anche garantiscono l'arrivo e la distribuzione di quegli aiuti alimentari che sono fondamentali e che è una delle opere con cui l'ONU interviene in particolar modo in Africa in maniera importantissima. Attualmente le previsioni sono per una gravissima carestia, per la quale l'ONU sta raccogliendo fondi importanti, l'obiettivo sono 6 miliardi di dollari e purtroppo per ora poco più di un terzo la cifra raggiunta. E, nello specifico del Congo c'è, come dicevamo, soprattutto dopo questa prima guerra mondiale africana, c'è queste truppe di interposizione che sono consistenti, e si parla di oltre 16.000 militari presenti nel Congo, e la missione è stata prolungata di un anno alla fine del 2020. L'ONU ha votato una risoluzione, è stata votata 15 voti disponibili, 14 sono stati positivi, e la Russia si era astenuta. Il problema di queste missioni è anche spesso e volentieri un problema di capacità e professionalità delle truppe dell'ONU. L'ONU non ha l'esercito, logicamente. In questi casi l'ONU organizza delle truppe che vengono mandate, in alcuni casi in piccoli numeri sono mandate da alcuni paesi, in particolar modo i paesi occidentali, però nel caso specifico dell'Africa spesso e volentieri le truppe sono costituite quasi sempre da africani. Questo comporta un problema, nel senso che si tratta di militari in alcuni casi anche legati ai differenti conflitti in atto in queste zone. Spesso e volentieri sono truppe non particolarmente addestrate, preparate in precedenza alla logica dell'intervento di peacekeeping, e tant'è vero che purtroppo non sono pochi i casi di denunce nei confronti delle truppe ONU per violenze nei confronti delle donne, dei civili o per corruzione. Ci avviamo alla conclusione, abbiamo dato un'idea generale delle responsabilità anche dell'Europa, soprattutto dell'Occidente, sulla situazione africana, il ruolo svolto sia dall'ONU che dagli altri paesi, diciamo, occidentali, posso usare questa semplificazione su questa questione. E su questo è interessante anche dare un ultimo elemento di conoscenza, no? Il ruolo dell'Italia. L'Italia interviene con quelli che sono definiti gli aiuti allo sviluppo, l'aiuto pubblico allo sviluppo. L'obiettivo di questi aiuti pubblici, che per un periodo negli anni 2000 sono cresciuti, era di giungere fino allo 0,7% del prodotto lordo, del reddito nazionale lordo. In realtà siamo arrivati allo 0,3%,
nel 2017 e poi ha cominciato a calare. E i paesi che hanno raggiunto questo 0,7 non sono tantissimi, sono 5. E l'Italia era 13esima nella classifica. La cosa interessante come ultima osservazione è che in questo 0,3 è contabilizzato anche il denaro che l'Italia utilizza per gestire le domande di asilo e protezione provenienti da questi paesi. Cioè non è questo 0,3, non sono tutte somme che vanno per l'aiuto allo sviluppo, ma in parte sono anche circa il 30% era della cifra complessiva nel 2017. È una partita di giro con la quale si riutilizzano questi soldi per gestire le domande d'asilo di chi viene dai paesi in via di sviluppo. Perfetto, questo è interessante anche perché spesso sulla stampa viene detto chi paga, da dove prendono i soldi, insomma, questo è importante ricordarlo. Quindi noi vi ringraziamo per aver seguito questa puntata, salutiamo chi ci ascolterà su Radio Mir il lunedì pomeriggio e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. A presto! Ciao, ciao.